Buon 2023 da tutta FSP Polizia di Stato. Polizza copertura spese sanitarie. Serve una circolare subito per evitare errori. Le tante iniziative dell'FSP Polizia di Stato è una specialissima Befana del Poliziotto 2023. Benvenuti a FSP TG News, una nuova puntata per concludere l'anno e soprattutto per augurarvi buon 2023 di cuore da parte di tutta la redazione, da parte di tutta la segreteria nazionale, della segreteria tecnica, del nostro segretario generale Walter Mazzetti e chiaramente di tutte le strutture regionali e provinciali di FSP Polizia di Stato presenti in ogni ufficio, in ogni volante, siamo sempre vicino a voi. Le vostre esigenze sono le nostre priorità e soprattutto l'impegno che FSP Polizia di Stato ha portato avanti per tutto il 2022 si concretizza anche nel 2023 con un rinnovato slancio verso le aspirazioni dei giovani colleghi, di coloro i quali sono andati in quiescenza e continuano a lavorare con passione al nostro sindacato. E quindi permettetemi degli auguri personali appunto da parte mia e di tutta la redazione perché questa famiglia si allarghi sempre di più, perché se lo merita veramente. Ma andiamo con ordine e iniziamo con le notizie del nostro FSP TG News. Il contratto di assicurazione sanitaria gratuita che deriva dalla polizza che è stata aggiudicata tempo addietro parte dal 1 gennaio 2023 e quindi i poliziotti avranno questa copertura assicurativa per malattie ed infortuni, ma senza una circolare esplicativa tutto questo rimane lettera morta. Per questo la nostra segreteria nazionale ha scritto direttamente al capo della polizia per ottenere al più presto proprio una circolare che indichi quali sono le modalità, quali le coperture, quali sono soprattutto i tempi per ottenere i rimborsi, quali sono le procedure da seguire, insomma quello che serve perché questa polizza diventi a conoscenza di tutti i colleghi, ma soprattutto si diventi efficace anche per le coperture aggiuntive che possono essere stipulate per i familiari e per il personale in quiescenza. Il testo della lettera sul nostro sito internet. Per fare il lavoro del poliziotto ci vuole coraggio, questo lo sappiamo bene, ma quando ci si deve lanciare in un'abitazione in fiamme, scavalcando un muro di oltre 2 metri, forse ci vuole qualcosa di più di semplice coraggio, di quanto è accaduto a Sarno, dove un equipaggio del commissariato ha tratto in salvo 4 anziani che erano rimasti intrappolati nell'incendio di un'abitazione causata da una stufa elettrica che è andata poi completamente distrutta. Se non ci fossero state loro, le conseguenze sarebbero state ben più gravi di soli danni materiali che, seppure dolorosi, ovviamente non hanno nulla a che fare con quanto vale la vita umana. E quindi un atto eroico e un gesto che realmente è encomiabile, che fa la pari con tantissimi di cui leggiamo solo nelle cronache locali per troppe volte, grazie ai tantissimi colleghi, soprattutto dei servizi di controllo del territorio, che riescono a mettere a repentaglio la propria vita sempre al servizio dei cittadini, ma non vengono per questo riconosciuti quanto dovrebbero essere. Ma noi siamo qui anche per questo. Torna alla grande la Befana del Poliziotto e lo fa direttamente nel Palasport di Catanzaro Rido, infatti al Pala Pulerà dalle ore 16.30 di venerdì 6 gennaio tantissimi gli ospiti, ci sarà Mario Carta, ci saranno i giochi di magia e tantissime altre sorprese, comprese i giocatori dell'US Catanzaro che saranno presenti, e alle ore 19 un ospite d'eccezione perché l'onorevole Vandaferro, sottosegretario al Ministero degli Interni, sarà presente per un'intervista Catanzaro in forma, quindi una giornata ricchissima sia per i bambini che per le loro famiglie di informazioni, di gioia, di divertimento di cui vi daremo conto ovviamente nei prossimi TG. Ci vediamo giorno 6 gennaio 2023 al Pala Pulerà di Catanzaro Lido, località Giovino, in occasione dell'Epifania del Poliziotto. Vi aspettiamo, stiamo arrivando.
Ma ragazzi, grandi novità quest'anno, la Befana del Poliziotto al Palagiovino di Catanzaro, niente poco di meno che... Ciao, ciao a tutti, ci vediamo il 6 gennaio alla festa del Poliziotto, Corino, vi aspettiamo numerosi. Ciao a tutti, siamo Nevis e Asia e vi aspettiamo il 6 gennaio 2023 alla Befana del Poliziotto. Dove? Al Palagiovino di Catanzaro Lido. Mi raccomando, non mancate perché sarà una giornata magica. Un altro ottimo esempio della concretezza dell'FSP Polizia di Stato arriva dalla Toscana, dove il segretario regionale Mauro Maruganti e il sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra hanno espresso reciproca soddisfazione per l'ampliamento della convenzione esistente tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ANAS sulle tratte stradali che danno diritto a un compenso per la vigilanza che vi viene effettuata. Tra queste spicca l'autopalio, ovviamente, per quanto riguarda la Toscana, ma non solo, la Ascoli Porto d'Ascoli, la SS76 della Val d'Esino, la SS36 dello Spluga e la SS38 Passo dello Stelvio, e quindi una soddisfazione che va poi ad aumentare anche in maniera che riteniamo possa diventare strutturale, non solo sperimentale per l'anno prossimo, i compensi per i colleghi impegnati in queste difficili tratte di vigilanza stradale. Tra le moltissime iniziative di solidarietà che le strutture provinciali di FSP Polizia di Stato hanno posto in essere durante le vacanze, ce n'è una delle quali vi vogliamo parlare, perché si tratta di un record. A Biborre, in provincia di Livorno, in una casa residenziale per anziani, la signora Fines ha spento 105 candeline, aiutata dal figlio di 86 anni e dal nipote di 52, ma soprattutto dai segretari provinciali dell'FSP Polizia di Stato di Pisa e di Livorno, che hanno aiutato la casa residenziale della signora Fines donando presidi sanitari per tutti gli ospiti. Grazie anche alla NPS, che avvede nel suo vicepresidente locale Gaetano Barrella motore dell'iniziativa. Quindi un momento di aggregazione decisamente speciale per una vigilia di Natale che la signora Fines si è goduta appieno e alla quale non possiamo che fare i nostri migliori auguri di buon compleanno. Chiudiamo con i ringraziamenti alle migliaia di persone che hanno guardato questi TG durante il 2022, alle decine di migliaia di ore che sono state trasmesse tramite questo canale YouTube, che ha visto crescere in maniera esponenziale non solo le proprie visualizzazioni ma anche gli iscritti, e se non l'avete fatto fatelo subito per rimanere sempre aggiornati sulle novità di FSP Polizia, per ricevere in anteprima questo TG, ma soprattutto per entrare a far parte di quella grande famiglia che è l'FSP Polizia di Stato, un sindacato che guarda con coerenza al passato e soprattutto guarda al futuro per i più giovani con quella trasparenza, la serietà ed impegno che l'ha sempre contraddistinto e che continua a premiarne l'opera. Ovviamente ci possono essere problemi che sono difficili da risolvere, ma l'impegno che l'FSP Polizia di Stato ci mette sempre è innegabile. Grazie quindi all'ufficio media e comunicazione, senza il quale non riusciremo mai a raggiungervi sia tramite il nostro sito internet che tutti i nostri canali social. Grazie chiaramente alla nostra segreteria nazionale che crede in questo strumento di comunicazione. Grazie ancora a tutti voi e arrivederci per la prima puntata del 2023. Buona fine e, come si dice, buon principio.